Hello children, good morning. Vi faccio questo video perché rispetto ai video che poi vi mando c'è un po' di cose diverse. Nel senso, nei video che vi mando, nella video lezione che vi mando, sembra che parlo di due video, in realtà sono riuscito ad unirli, quindi la video lezione è tutta nello stesso video. Mentre questo vi serve perché ora dovete prendere. Oggi vi servirà per fare l'attività. Easy peasy e il quaderno. Iniziamo subito con il quaderno. Prendete il quaderno a pagina nuova e ricopiate sul quaderno queste domande che ora vi faccio vedere. Aspettate che non le trovo. Eccole qua. Prendete il quaderno a pagina nuova, scrivete queste domande. Potete mettere in pausa il video e scriverle con calma. Io ve le leggo, ma al momento non ve le spiego. La spiegazione la troverete poi nell'altro video. Who go to London? What Ellie and Hila eat? Ah, scusate, qui manca qualcosa. The market. When they go on an underground train? Where the queen lives? At what time is the changing of the guard? Questa lasciamola così, meglio. How many ducks are on page 23? Why Hila and Eri are happy? Ora, per il momento, voi copiate queste domande sul quaderno, mettete in pausa perché sto chiudendo questa pagina perché voglio vedervi mentre parlo. Aspettate. Ok. Ecco. Quindi, quando avete copiato quelle domande sul quaderno, potete andare a vedere il video e fare l'attività e seguire il video che sarà la nostra vera video lezione. Alla fine del video e dopo aver fatto il lavoro su Easy Peasy Grammar, dovrete guardare un altro video che è una storia, che è la storia di Ellie and Hila Go to London. Qualcuno di voi avrà letto questo libro perché era uno dei libri che avevate l'anno scorso per la lettura durante le vacanze estive, ma non fa niente, anche se lo avete letto va bene perché stiamo facendo un altro lavoro. Voi dovete ascoltare e leggere il libro, ovviamente ve lo ho messo nel video, quindi potete farlo direttamente dal video. Quando avrete visto il video, tornate sul quaderno a quelle domande che abbiamo scritto prima e rispondete alle domande. Ricapitoliamo quello che c'è da fare. Copiare le domande sul quaderno. Vedere la video lezione sulle question words. Vedere, leggere ed ascoltare la storia di Ellie and Hila Go to London. Rispondere alle domande sul quaderno. Mi sembra di avervi detto tutto. Buon lavoro. Se c'è qualche problema, scrivetemi su TBW. Bye bye.